Sempre legato a queste cose qui, ho sentito parlare di direttori degli attraversamenti pedonali, no, messi in sicurezza con quei lumini, con cioè un lumino a destra e un lumino a sinistra, giusto? No, 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 non c'entra questo. C'è una interrogazione adesso, l'interrogazione. No, prego, dopo. Dopo devo risposta, prego, prego. E l'ultima cosa è quella di quando ci sono magari lavori pubblici, ci sono i cartelli che dicono di cosa si tratta, quanto costa, chi è il progettista, chi è il direttore di lavoro, chi è la ditta e quanto costa. Perché a chiostro, rotonde, non c'era nulla. Io penso che la cittadinanza possa far piacere, se sapere quello che viene fatto a livello pubblico con la cartellonistica, d'altronde cioè, c'è un regolamento comunale che dice appunto che deve essere il cartello di cantiere. Questo è. Grazie. Altro? Perché da cui andavo già risposta immediata. Riguardo adesso torrente segno, fiume segno, perché è stato non è di questa importanza, ma riguardo la sosta della Seconda Mondiale, non ritengo che effettivamente un fatto storico, di certa rilevanza, riguardo la cartellonistica era la si deve utilizzare sulla serie di cose. Adesso potremmo tenere sinceramente conto, ovviamente. Come avete visto, l'ANAS ha fatto un intervento importante, ha asfaltato dalle cupole fino al Ponte del Castello. Un intervento che chiaramente serviva, ma non è scontato, ribadisco sempre questa sala, perché l'ANAS ha una sua verificazione fino a un certo punto. E anche adesso io ho fatto un intervento interessante. Quindi per cui ne parlerò con il comandante di Vigili per sentire un attimo se è possibile fare qualcosa, sia per il fatto della segnalazione del torrente, riguardo il cenotafio di Reciago, dovrebbe essere conservato nei magazzini comunali. I lavori, come si possono vedere, sono in stato avanzato. La fase di terminazione, e qui mi collego alla terza posizione del consigliere Grandi, come potete vedere, non è sempre scontato, nel senso che è vero che su alcuni quotidiani è stato affermato che probabilmente sarebbe stato aperto il sottopasso della Borella ieri. Però vi voglio ribadire ai signori consiglieri, al personale presente, al personale presente di sala del consiglio, che la mia Morella è stata provinciale, per avere un'ordinanza di apertura di questa strada serve un accordo formale fatto da provincia, RFI, Italfer ed ERA, ed è quello che manca allo stato attuale. Sono fiducioso che nei prossimi giorni salta fuori questa cosa, perché è quello che ha fermato non i lavori perché sono completati da un po' di tempo, ma che ha fermato l'apertura, che ripeto, il sottoscritto non ha poteri, sono stato sul cantiere anche ieri 3 ore perché sembrava che potevano essere proprio le condizioni di apertura, però c'è stato appunto un problema e purtroppo noi in qualche circostanza dove abbiamo, nonostante il sottoscritto abbia più volte alzato la voce, è stato presente a delle assemblee di incontri, però trovare un punto, l'abbiamo visto anche prima noi, per approvare l'unità, un consiglio comunale, abbiamo dovuto mettere assieme in maniera ragionevole punti di vista diversi, mettere punti, virgole, eccetera, e qui siamo allo stato di fatto di questa opera. La seconda opera.
grande al nostro, da noi in Follia e Imola, adesso vediamo cosa possiamo fare. Riguardamento ai trasferimenti federali, davo la parola all'assessore Minuzzi e anche riguardo alla cartellonistica. Buonasera, non ho ancora parlato. La messa in sicurezza si intende principalmente un intervento che è stato fatto in una zona industriale con l'installazione di un semaforo per pedonare la richiesta. Un altro intervento è stato fatto molto di recente, oltre ai lumini a terra che vabbè, danno comunque anche questo un senso di passaggio, di un potenziale pericolo. L'installazione di due generatori che funzionano sia su richiesta sia anche con un sensore che avverte la presenza del pedone e lampeggiano in maniera abbastanza veloce, sono stati posti sulla via Emilia sempre di fronte al nuovo Conrad. Quindi praticamente è un sistema automatico alimentato con dei pannelli fotovoltaici che si illumina e dà questo segnale di presenza del pedone, quindi diciamo di dovrebbe indurre l'automobilista a rallentare perché diciamo per la strada per la strada. Scusate? Ecco, quindi poi il sito che è stato ritirato è stato anche sistemato l'anno scorso un altro attraversamento pedonale in corrispondenza del lumista Bellini, nel piazzale è stato realizzato un invito diciamo un ciclo pedonale con un nuovo attraversamento pedonale lato Faenza su via Verazzo, dove ricordo alcuni anni fa è stato anche un incidente grave che ha interessato un ciclista. Mi interesserò presso gli uffici. A questo punto darei appuntamento al prossimo Consiglio Comunale, ho dato la parola, probabilmente si farà a fine maggio direi, do la parola all'assessore Morini. Sì, previsivamente per quanto riguarda i cartelli di Correo del Segno, naturalmente per cui ci abbiamo serato anche me la medesima cosa. Io ho già parlato con il vice sindaco di Faenza, anche perché un cartello per confine con il comune di Faenza, in ogni caso abbiamo appunto concordato che è di competenza dell'ARAS, quindi trasmetteremo l'ARAS la richiesta. Ho già chiesto a uno storico, Fernando Rossi, di scrivere due righe sulla eventuale intestazione del cartello e comunque seguiremo la cosa. Prima l'assessore di commenti, poi il consigliere Grande. Una piccola puntualizzazione sul discorso delle opere che io cerco sempre di fare il possibile prossimo, già dai prossimi opuscoli informativi che però sono sempre tagliati a causa del PM78 che per quanto riguarda le spese di rappresentanza ci costringono a un 20% di anno 2009, cercheremo di dare più diffusa informazione per quanto riguarda le opere che vengono messe in campo dall'amministrazione. Se questa è la percezione che c'è, ci impegneremo maggiormente riuscire a far capire i nostri cittadini di quello che facciamo. Grazie. Consigliere Grande. No, giusto questo. Guardate, se fosse possibile mettere due attraversamenti con le strisce pedonali sul viale Cairoli, uno all'altezza di via Mazzini, dove ci sono i passaggi pedonali di qua e di là, e uno con la precedenza anche alle biciclette tra via Trieste e via Primo Maggio, dove c'è la pista ciclabile e la pista pedonale, che adesso non ci sono, le macchine vanno forte, non ti danno la precedenza, le persone attraversano quando possono, però sono strade importanti, penso che meritino quantomeno l'attraversamento zebrato solo pedonale. Per quello, visto che c'è anche la pista ciclabile di qua e di là, ci fosse anche quella ciclabile, non sarebbe male. Grazie. Sono Beruzzi ha registrato la segnalazione, chi chiede il comandante, do la parola all'assessore Farini, col consigliere di Grazie. Sarò breve, solo per un'informazione. Volevo comunicare che è domenica prossima alle ore 15, è previsto sia di bicicletta.